Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro del meeting dal titolo Cellule staminali fra realtà e fantasia. Innanzitutto vorrei premettere che questo incontro è stato organizzato in collaborazione con l'associazione Euresis per la promozione della cultura scientifica, che terrà la sua assemblea giovedì alle 21.30 in sala A6, e tutte le persone che sono interessate sono caldamente invitate a partecipare. Il titolo dell'incontro parla già abbastanza chiaro su quello che è lo scopo della giornata di oggi. Un dibattito piuttosto articolato e, ahimè, perché trattandoci di scienza non dovrebbe essere così fazioso, piuttosto talebano per molti aspetti, ha coinvolto l'aspetto delle cellule staminali e della clonazione. Quello che noi siamo stati educati invece è stare alla realtà e stare fino in fondo a quella che è la realtà delle cose. Per fare questo abbiamo pensato di invitare uno dei massimi esperti nel settore delle cellule staminali. Se leggete i suoi titoli restate impressionati. Non ce la faccio, perché sennò buona parte dell'incontro va via per quello. E questo dibattito è, diciamo così, vorremmo cercare di dissipare un po' quelli che sono i miti, le fantasie o l'ideologia che molto spesso ci viene propinata dai media o da altre persone, e andare veramente a capire qual è la realtà di fatti su questi aspetti. Abbiamo chiesto ad Angelo Vescovi, che è un amico nel senso sia personale ma anche un amico del meeting, perché già nel 2001 ha partecipato all'edizione del meeting, di raccontarci come sono andate le cose in questi 3 anni. Già nel 2001 il suo incontro è stato molto chiaro e ha raccontato molto precisamente quali erano i termini della questione. Ma per un settore pur così giovane come quello delle cellule staminali, in questi 3 anni sono stati compiuti dei passi molto interessanti e molto importanti, che stranamente molto spesso vengono riportati in maniera molto parziale dalla stampa e dall'informazione. A questo punto non mi resta che passare la parola ad Angelo e chiedergli se vuole iniziare la sua presentazione. La presentazione sarà fatta in maniera colloquiale, familiare, nel senso che ogni tanto magari gli farò qualche domanda anche durante la presentazione. Angelo, da amico, ha accettato di fare più una chiacchierata, in un certo senso, con voi. Alla fine farò qualche domanda anch'io, e se c'è spazio cercheremo di fare anche qualche domanda dal pubblico. Grazie Angelo, e a te la parola. Beh, buongiorno a tutti. Non lo ringrazio perché non lo ringrazio mai, lui lo sa che io odio parlare in pubblico. Ad occhio e croce siete, cosa saranno, 1000? Un po' meno. Quindi in questo momento devo solo trovare il modo di calmarmi, poi dopo ti picchio nell'angolino dopo con calma. Io posso avere, mi date la prima immagine che poi comincio. Ho fatto una cosa un po' particolare. Quanto tempo ho? Più o meno? Un'ora, vero? Circa? Beh, un po' meno, perché così poi adesso prendo il tempo, quindi. Pensavo di dover parlare 15 minuti, poi mi hanno detto che ero l'unico speaker, non avevo nemmeno il contraddittorio, che è un vero peccato perché sono folcloristici poi contraddittori con me, e niente, ho dovuto cambiare un pochettino la mia presentazione. Come? Sì, sono collegato, dovrebbe... No, aspetta, so io cosa bisogna fare. Dovremmo esserci. Ecco qua. Ovviamente adesso non ricordo più cosa stavo dicendo, che per uno che lavora sul cervello è un problema, soprattutto, vi rendete conto.
Comunque sì, avevo preparato una presentazione di 15 minuti, poi ho cercato di allargarla a 45 minuti, dopodiché mi sono reso conto di una cosa, che era molto più semplice andare a riprendere la presentazione che ho utilizzato per il meeting di Rimini nel 2001, e che in realtà poi il tipo di presentazione che io ho usato come stampo, come template, per tutte le presentazioni divulgative che ho fatto successivamente. E questo qui è stato anche un utilissimo esercizio, perché praticamente sono andato a vedere che cosa era cambiato negli ultimi 3 anni, perché quella era la presentazione relativa alla conoscenza del stato dell'arte nel 2001. E allora nel 2001, che ero sicuramente più nervoso di adesso, comunque sono nervoso, però ero molto più nervoso, per cercare di rompere il ghiaccio avevo prodotto una diapositiva che poi ha fatto il giro del mondo, nel senso che me l'hanno copiata i colleghi, l'ha ripresa anche dei giornali, che illustrava lo stato dell'arte nel settore cellule staminali e dibattito sulle cellule staminali. Questo è Rimini 2001 e la gente aveva riso dicendo fondamentalmente questo è proprio come appare, magari ci sono stati dei morti nel frattempo, però la situazione è questa qui. E questa era la diapositiva con cui avevo iniziato, per cui ve l'ho voluta far vedere, molti di voi l'avranno già vista. Questa presentazione riprende molti di quei punti, addirittura le stesse diapositive di quella presentazione, e direi che il primo elemento che deve emergere è il seguente, cioè in che situazione siamo noi a Rimini 2004, cioè 3 anni dopo. Quindi ho inserito la nuova diapositiva che invece rappresenta la situazione attuale, e che è questa, cioè a Rimini 2004 è la... Ecco, adesso voi tutti ridete, immaginate se non avesse funzionato, sarebbe stato un disastro. Purtroppo però, al di là delle battute, c'è un elemento di verità, cioè la situazione rimane confusa. Io adesso mi trovo con questi 55 minuti a cercare di dipanare una matassa estremamente intricata. In alcuni momenti anch'io mi confondo e mi sfuggono delle cose. Quindi ho cercato di dividere questa presentazione in due parti. La prima parte, mi spiace per voi, ma fondamentalmente è una lezione tecnica molto all'acqua di rose, ovviamente, quindi comprensibilissima, spero, interrompete se necessario, sulle cellule staminali, su cosa sono, cosa servono, perché il problema di discutere sulle possibili alternative, sulle vie da perseguire, sulla liceità di alcune scelte, si deve basare sulla conoscenza del sistema che si va ad analizzare. Spesso e volentieri voi quello che vedete come presentato sui giornali, sugli organi di stampa, sono delle posizioni personali, ma non riflettono una reale conoscenza dello stato dell'arte, anche perché questa materia è veramente ormai enorme, vasta. Io personalmente mi occupo di cellule staminali del cervello, poi ovviamente ho delle conoscenze in altri settori, ma non posso sicuramente sostenere di essere un esperto di tutte le possibili cellule staminali. Quindi vi faccio questa breve, insomma, prima parte, lezione sulle cellule staminali. Invece nella seconda parte cerco di farvi vedere come questo tipo di conoscenza viene raccolta per cercare poi di portarla in clinica, quindi di sviluppare quello che poi è l'argomento centrale del dibattito, la terapia per le malattie degenerative, per quanto mi riguarda neurodegenerative, e poi c'è una piccola parte alla fine per cui ho prodotto delle diapositive appositamente, che praticamente fa una disamina omnicomprensiva in maniera più olistica, da buon taoista, di tutte le possibili opzioni, di che cosa è veramente praticabile oggi come terapia e di quali opzioni abbiamo in termini di utilizzo di un tipo di cellula rispetto a un'altra, e soprattutto delle applicazioni prospettiche, dello sviluppo di nuove tecniche che in realtà, questo è un parere personale che esprimo in questo momento, credo che nell'arco di un 4-5 anni ci porteranno ad aver superato il problema etico, nel senso che esisteranno delle tecniche che non pongono problemi etici e che ci mettono di fronte a delle potenzialità che sono assolutamente analoghe a quelle sviluppabili in questo momento utilizzando gli embrioni e quindi producendoli e distruggendoli. Questa è una visione personale, non credo di sbagliarmi, mi sono appena autoinvitato ai meeting fra 5 anni a essere impiccato. Allora, dunque, prima di arrivare ad annoiarvi con queste lezioni che i miei studenti in genere tendono ad addormentarsi un pochettino all'inizio, poi quando capiscono di cosa parlo si risvegliano, vi faccio vedere una cosa che è successa in questi 3 anni, ed è praticamente quello che vedete adesso, è una malattia, sclerosi multipla, molti di voi la conoscono, è sviluppato ovviamente in un modello di topo, e il risultato che si è ottenuto, poi ci ritorno nella parte centrale della presentazione, è un risultato che si è ottenuto l'anno scorso in collaborazione con dei colleghi che vedrete dopo anche, utilizzando le cellule staminali cerebrali. Quindi è un esempio di terapia in questo momento nell'animale
con le cellule staminali cerebrali adulte di una malattia neurologica molto grave che è la sclerosi multipla. Malattia neurologica per due motivi. Uno, perché io lavoro sulle malattie neurologiche e so parlare bene di quello, credo. Secondo, perché è il tipo di patologia che normalmente, quando si parla di embrioni, embrionali staminali, clonazione e quant'altro, vi viene posta come il bersaglio primario, come il tipo di malattia che può essere curata solo ed esclusivamente utilizzando le cellule staminali embrionali. Nel 2001 ho detto questo è un falso, oggi come oggi sostengo questo è un falso, un vile falso. Questo è il risultato di un trapianto di cellule staminali adulte. A sinistra voi avete il topo con la sclerosi multipla, prima del trapianto. Adesso lui ci guarda, guardate le zampe, vedete? Trascina queste zampe, anche la coda, se notate, è molto flaccida. È tipico di questo modello di sclerosi multipla clonico che non recupera in questi animali. Se voi guardate a destra è lo stesso topo con il trapianto di cellule staminali adulte. La coda la sostiene molto bene, addirittura riesce addirittura a camminare sulla grata, è molto ben coordinato. Questo è l'effetto di un trapianto. La cosa divertente, poi lo vediamo, di questo trapianto è che non è un trapianto. Cioè non è che gli abbiamo fatto il trapianto nel cervello. Abbiamo semplicemente dato le cellule nella vena, quindi libera di circolare nel sangue, e le cellule hanno cercato il bersaglio e hanno colpito. Sembra un po' magico, però funziona così. Quindi volevo semplicemente dirvi, 2001-2004, la gente continuerà anche a picchiarsi nelle diapositive, però ci sono stati fatti degli oggettivi passi in avanti. A onor del vero e per equilibrio ci sono anche degli esperimenti fatti con delle embrionali staminali di topo dove si ottiene un risultato buono in un modello di morbo di Parkinson. Quindi comunque ci si muove verso un possibile sviluppo di terapie. Adesso, per capire però di cosa stiamo parlando, quanto abbia senso parlare di clonazione, quanto tecnicamente, scientificamente poi possa avere senso perseguire l'obiettivo di clonare embrioni umani e quindi vite umane, lo si può capire se prima si fa un minimo di disamina di quello che è poi la realtà vera tecnica della situazione. Allora, quindi comincia la parte pizzosa, chi vuole dormire non russi cortesemente perché disturba i vicini. Allora, mi scuso con quelli che hanno già visto questo tipo di presentazione, sono costretto a ricapitolare delle cose che dico sempre, quindi al mio orecchio suonano un po' noiose, spero non al vostro. Cellula staminale, allora va capito il concetto che la cellula staminale è un'entità biologica tipicamente adulta, al massimo della vita fetale, quindi le staminali sono cellule adulte o presenti nel feto e forse nell'embrione negli ultimi stadi di sviluppo. Non come sempre si tende a presentare la staminale come se fosse un'entità embrionale, poi vabbè, forse c'è qualcos'altro. Esistono le staminali adulte, da lì poi si scopre tutto il resto. Non è una questione di presa posizione, è una precisazione biologica importantissima. Perché? Ne discutevo prima nel salottino. Oggi come oggi, nei corsi di biologia, si insegna a studiare, ad analizzare la struttura dei nostri tessuti, come funzionano i nostri organi, come sono organizzati e quant'altro. Raramente voi troverete dei corsi che studiano la parte forse più importante, come vengono mantenuti integri i nostri tessuti, i nostri organi e soprattutto come vengono riparati nel momento in cui c'è una lesione. Perché la parte del tessuto di un organo che svolge una determinata funzione è una parte che viene costruita durante lo sviluppo embrionale, ma che proprio solo per il fatto di esistere nella realtà fisica è soggetta a consumo. E solo per il fatto di dover funzionare, svolge una determinata funzione, penso al muscolo che si contrae, quel tessuto si logora. Allora, ogni tessuto del nostro organismo, ogni organo e ogni tessuto, sono costituiti da unità fondamentali. Il concetto è banale, lo ripeto talmente tante volte, qui ho usato la stessa analogia che ho fatto vedere alla Commissione Europea, cioè immaginate un tetto, svolgere come l'epidermide, svolge una funzione di protezione delle strutture sottostanti, ok? Ed è costituito da unità fondamentali, elementari, singole, più o meno uguali le una alle altre, queste sono le tegole. Analogamente, nell'epidermide, voi avete una funzione che volutamente è stata scelta così, simile a quella del tetto, vi protegge dall'ingresso di agenti patogeni, dalla disidratazione e quant'altro. La pelle del vostro organismo, l'epidermide, è un organo vero e proprio, una struttura fondamentale per la sopravvivenza, e anche lei, proprio come il tetto, è costituita da unità fondamentali. Nel tetto erano le tegole, qui sono le cellule mature. Ecco che cos'è una cellula, l'unità fondamentale che svolge la funzione fondamentale di un tessuto.
nell'epidermide è una funzione di protezione, quindi avete una struttura di tipo pavimentoso, piatta, perché sono fatte proprio come le tegole. Nel muscolo avrete delle cellule allungate, delle fibrocellule che poi si contraggono e vi permettono di muovervi. Nel cervello avrete delle cellule che sono allungatissime, polarizzate e che sono fondamentalmente costruite per generare e condurre impulsi elettrici in maniera integrata e appropriata. Lo svolgimento di questa funzione da parte delle unità fondamentali dei tessuti vi permette di funzionare. Molto bello, meraviglioso. Il problema è che non si parla mai di come poi si mantiene l'integrità di questi tessuti, vi dicevo, perché le cellule si consumano, non solo si consumano ma muoiono. Il solo fatto di fare così elimina alcune centinaia di migliaia di cellule dalla mia pelle, che devono venire sostituite. Questo è un fenomeno molto evidente, ma ci sono fenomeni più profondi che sono molto meno evidenti. Voi non sapete, o molti di voi non sanno, che nel giro di 15 giorni l'intero complemento, la dotazione di cellule, di eritrociti, globuli rossi, che trasportano l'ossigeno ai vostri muscoli, ai vostri organi, deve completamente venire sostituito. Vengono spazzati alcuni miliardi di cellule che vengono continuamente sostituiti con delle nuove. E questo avviene all'interno di tutti i tessuti, di tutti gli organi, cervello compreso, anche se si è sempre pensato che questo non avvenisse. Allora, in una situazione come questa, se questo genere di ricambio non avvenisse, intanto ve lo lascio così, ve lo leggete, il prezzo che dovete pagare è la morte. È inevitabile, perché non poter sostituire qualcosa come alcuni miliardi di globuli rossi significa non portare più ossigeno ai tessuti e significa quindi morire. Lo stesso vale per il cervello e per i muscoli. Quindi è una cosa strana, perché è sempre stata nascosta nel nostro organismo ma molto poco studiata. Noi abbiamo questa illusione di essere noi stessi, cioè di vederci alla sera quando andiamo a letto, alla mattina appariamo gli stessi, ma è una pura illusione. Durante la notte c'è stato il ricambio di miliardi e miliardi di cellule all'interno del nostro organismo. Chi si occupa di questa, che fondamentalmente è un'opera di manutenzione, esattamente come nel tetto, se voi non sostituite le tegole, dopo un po' si fanno i buchi, entra l'acqua e vi distrugge la casa, voi avete questo problema per il motivo che vi ho spiegato nel vostro organismo. Bene, responsabili di questa attività sono le famigerate o famose cellule staminali. E vi ricordo ancora una volta, questa funzione di manutenzione e di riparazione è una funzione tipica delle cellule staminali adulte. La parola adulta non è corretta, però per il momento ve la lascio così. Svolgono una funzione di l'ufficio manutenzione del vostro organismo, vi mantiene intatti e funzionanti. Intanto nel frattempo spero che abbiate letto questa parte che riprende fondamentalmente le mie parole. Non solo questo, ma la cellula staminale, guardate, sembra una lezione di biologia un po' slegata dalla realtà, ma due o tre concetti che vi spiego adesso rientrano nel dibattito. Vedete come diventa importante conoscere queste cose. Quello che fanno le cellule staminali non è solo di mantenere il tessuto integro in condizioni normali, ma nel momento in cui si instaura una lesione, un danno, per un qualunque motivo, adesso una botta piuttosto che un agente patogeno, un virus, una lesione di tipo di natura chimica, quant'altro, quello che succede è che le cellule mature, quelle che svolgono la funzione, vengono distrutte in maniera massiva. Quindi che cosa succede? Si instaura una situazione in cui non c'è più un ricambio lento delle cellule che fisiologicamente vengono distrutte. Cioè, si necessita di instaurare un processo di ricambio estremamente veloce, perché sono stati distrutti non più, immaginiamo, 100 cellule al minuto, ma 10 milioni di cellule al minuto. E quindi è necessaria la produzione molto più veloce di cellule mature per riparare il danno, fondamentalmente. Allora, la cellula staminale, a questo punto, non è più solo l'ufficio manutenzione, sembra più la solita analogia che uso, quella del ragno all'interno della tela. Mi sono già mangiato 15 minuti. Il ragno all'interno della tela. Perché? Perché non solo fornisce i pezzi di ricambio al tessuto, li integra in condizioni normali, ma quando si instaura un danno, comunque una situazione anomala, proprio come il ragno nella tela sente i fili che si tirano e reagisce perché è arrivata la preda, la staminale riceve dal tessuto dei segnali chimici. Questi segnali chimici la istruiscono a cambiare il proprio comportamento. In pratica è praticamente una rete di informazione che alla fine arriva sulla cellula staminale. In seguito a questi segnali, che normalmente vengono rilasciati dalle cellule distrutte, la cellula si accorge del danno e varia la propria attività. Che cosa fa? Fa una cosa molto semplice. Se prima era in grado di produrre 100 cellule al minuto, adesso vi produce
in soldoni quel milione di cellule in un minuto che vi servono per riparare la lesione. Questo fenomeno dura, questo fenomeno di attivazione, questa reazione di emergenza dura fin tanto che i segnali rilasciati dalle cellule morte sono presenti. Quando i segnali vengono a mancare, il ragno non sente più i fili della tela, si ferma, la cellula staminale torna alla sua attività basale e il tessuto, nei limiti del possibile, è stato riparato. Allora, che cos'è il concetto importante? Perché questa peana sulla cellula staminale che sta lì, il ragno, la tela, le tegole? Concetto fondamentale questo nella discussione, che nessuno mai assolutamente raccoglie, ed è il seguente. Quello è il processo che io vi ho appena illustrato, è il processo attraverso cui i tessuti rigenerano se stessi. Dallo studio di questo processo emerge quel tipo di conoscenza che permette a voi, nel momento in cui vogliate essere voi a riparare il tessuto, di sapere quante cellule produrre, come produrre, dove mandarle, che istruzioni dargli dopo averle mandate là dove le mandate e come aiutarle una volta che le cellule mature prodotte dalla staminale sono arrivate al luogo di bersaglio, come inserirsi in maniera integrale all'interno del tessuto che voi volete riparare o mantenere, in maniera che non ci sia una soluzione di continuità nella struttura, nel mantenimento dell'integrità tissutale, dell'integrità funzionale del tessuto. In altre parole, studiando questo processo si capisce come i tessuti vengono riparati e mantenuti. Ci sono tutti i trucchi da utilizzare. Questo tipo di conoscenza non vi verrà mai e poi mai dalle cellule staminali embrionali. È solo studiando questo tipo di processi che si può avere accesso a quel tipo di conoscenza che serve a riparare i tessuti. Ecco perché battevo molto su questo punto. Ora, se quello che vi ho detto fosse assolutamente vero, in frattempo mi sono dimenticato di far girare le diapositive, ma credo che si sia capito. Questo è l'epidermide a sinistra, l'epidermide intatta, questa è l'epidermide danneggiata, e il fatto che queste cellule staminali da rosa diventino verdi riflette quel processo che vi dicevo di attivazione, quindi di produzione di più cellule che vanno a riparare il tessuto. Allora, ci sono due cose importanti da capire. Le cellule staminali, di cui vi ho parlato fino adesso, che ho chiamato adulte, ma in realtà preferirei che venissero chiamate somatiche, perché questa è la parola giusta, o almeno tessuto specifiche, a riflettere il fatto che ogni tessuto nel nostro organismo ha la sua cellula staminale. Se io sono il cervello, ho una cellula staminale all'interno del cervello, negli strati più profondi, che produce nell'arco della mia vita cellule di cervello, non cellule di muscolo ovviamente, per riparare il cervello. Ci sarà il muscolo che avrà le cellule di muscolo, il sangue che ha le cellule sanguigne, adesso le vediamo. La seconda cosa importante da capire è che questa attività, questa è una cellula magica, perché a differenza di moltissime altre cellule, voi l'avete presente nel vostro organismo, caso più unico che raro, per tutta la vita. Cioè, ce l'avete quando siete nati, ve la ritroverete a 100 anni, quando Dio non voglia morirete. Mentre tutte le altre cellule che voi vedete qua, moltissime di queste, eccezione fatta per alcuni organi tipo il cervello, vengono continuamente sostituite, non sono più quelle che avevate quando siete nati. Questa è un'entità biologica magica, vi dura tutta la vita, ok? Questo è importante ed è sempre presente, il che le dà una serie di caratteristiche particolari. Ora, il problema è questo: se tutto funzionasse come vi ho detto io in questo momento, voi avete due opzioni, questo lo dico sempre, che sono bellissime. Uno, siete immortali, perché i vostri tessuti non degenerano mai, tanto io li riparo continuamente. E due, siete immuni a qualunque tipo di lesione, cioè praticamente le malattie non ce le avreste. Ora, la realtà fisica vi dice che le cose non sono così. Si invecchia e purtroppo ci si ammala. I motivi non sono chiarissimi, probabilmente non coinvolgono solo ed esclusivamente le cellule staminali, ma è anche vero che però sono le cellule staminali in buona parte responsabili del processo di invecchiamento, perché è un problema fisico, cioè il processo biologico altro non è che un problema fisico nell'universo fisico. Nell'universo fisico qualunque processo è in perdita, nel senso che il grado di entropia, di disordine, tende ad aumentare ad ogni ciclo di questo processo. In altre parole, non importa quanti sforzi la cellula staminale faccia per ricostruire il tessuto esattamente come era prima del danno o della sostituzione cellulare, la riparazione del danno o anche la banale sostituzione cellulare non sarà mai assolutamente perfetta al 100%. Ci sarà sempre un piccolo errore, e questi errori accumulandosi nel tempo probabilmente portano, anche loro contribuiscono in maniera significativa all'invecchiamento. Oltre al fatto che anche la cellula staminale, dovendo svolgere questa attività per 100 anni,
non è immortale, ha una serie di meccanismi che la proteggono dall'invecchiamento. Sarebbe bello poterne parlare, ma non è possibile qua. Stiamo scrivendo un libro addirittura. Però il problema è che anche lei invecchia e quindi tenderà a produrre cellule invecchiate, perché solo il fatto di moltiplicarsi produce invecchiamento. E quindi è inevitabile, si invecchia non solo, ma ci si ammala. Nel momento in cui alcune patologie, alcuni danni eccedono la capacità rigenerativa delle cellule staminali, è ovvio che non è possibile un intervento da parte della cellula magica. Per cui se voi avete il morbo di Parkinson, per intenderci, o altre patologie in cui vedo lesione del midollo spinale, in cui il danno è talmente grosso che è impossibile semplicemente inviando nuove cellule a ripararlo, oppure il numero di cellule necessario a riparare è eccessivo, quindi la cellula staminale non è in grado di produrla, o addirittura la zona danneggiata è troppo lontana dalla zona di attività delle staminali, o il danno è talmente profondo che distrugge anche le staminali. In tutte queste situazioni ed altre voi avete l'instaurarsi della patologia. Okay? Ecco perché ci ammaliamo. Quindi voi adesso sapete che avete una riserva di cellule che entro certi limiti vi proteggono sicuramente dall'invecchiamento, perché vi proteggono comunque, lo rallentano, non sono in grado di fermarlo, ma vi proteggono, altrimenti morireste immediatamente o invecchiereste rapidamente. Vi riparano i danni entro un certo limite, però una volta superati questi limiti non c'è margine d'azione e quindi siamo tutti vulnerabili. Questo è un po' lo stato dell'arte, abbiamo le malattie. Allora, è da qui che nasce un po' l'equivoco, che è rimasto equivoco anche dopo il 2001, quando cercavo di spiegare questa cosa. Perché? Questo intanto era quello di cui parlavo, io sono anticipo sempre le mie diapositive, mi spiace. Il problema è questo, ci si è detto, benissimo, abbiamo questi danni, abbiamo delle malattie e stiamo parlando, tenete presente, spesso e volentieri di malattie degenerative, dove la struttura del tessuto, le cellule che costituiscono il tessuto sono andate distrutte. Nel momento in cui abbiamo questa patologia, cosa possiamo fare per cercare di curarla? Immaginiamo le malattie del sistema nervoso centrale, nel morbo di Parkinson voi avete la distruzione di un tipo di cellula nervosa che è preposta specificamente a condurre una serie di impulsi elettrici che vi permettono di controllare i movimenti. Quando quel preciso gruppo di cellule viene distrutto dalla malattia, a base ancora abbastanza ignota, le cellule non vengono sostituite e voi avete il sintomo. Allora da qui praticamente è nato un po' l'equivoco, almeno il parziale equivoco, su cui poi si basa tutta la discussione sulle cellule staminali, che quindi è una discussione quantomeno distorta e in alcuni momenti capziosa, e cioè la seguente. Queste vabbè, sono alcune cellule staminali, dopo magari ne parliamo, che è la seguente: ho un danno cellulare tessutale, ho distrutto le cellule mature, ho fatto i buchi nel tetto per intenderci, entra l'acqua, cosa più semplice da fare è sostituire le tegole, giusto? E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo banalmente, anche un po' grossolanamente, mutuato il concetto di trapianto d'organo, trapiantandolo a sua volta nella terapia cellulare. E cioè, il concetto è banale, ci sono delle cellule distrutte, le sostituisco. Come le sostituisco? Trapiantando cellule dello stesso tipo che vanno quindi a ripristinare la funzione. Allora, se voi tornate un attimo a quello che vi ho detto prima, il processo di innesto di cellule all'interno di un tessuto che si sta rinnovando, quindi rigenerando o addirittura riparando, è un fenomeno lento e complesso. Ricordate che vi ho illustrato alcuni passaggi: produrre le cellule, inviarle nel posto giusto, con l'istruzione giusta, integrazione giusta. Il semplice atto di buttare delle cellule là dove c'è una lesione e incrociare le dita nella speranza che si innestino e riparino una lesione è un pochettino brutale, no? È un po' la va o la spacca, e ancora è così, ve lo posso garantire. Raramente in una situazione del genere, siccome non conosciamo i meccanismi di integrazione delle cellule, sappiamo veramente molto poco, e quello che succede è che le cellule arrivano lì, sopravvivono, ma poi non si integrano nel tessuto e quindi non producono quell'azione terapeutica che voi vorreste. Però il problema è questo: noi abbiamo mutuato questo concetto brutalmente, non cogliendo il fatto che forse, vabbè, almeno concettualmente può andare bene, ma deve essere raffinato. Non paghi di questo, abbiamo pensato, si è pensato, si è voluto far pensare che questo è l'unico modo di fare terapia, e su cui si è partiti col dibattito cellule staminali embrionali, cellule staminali adulte. Allora adesso io vi faccio vedere che in parte è così come vi è stato detto, ma in buona parte non è assolutamente così, perché le cose sono un pochettino più complicate. Il problema è il seguente: quelle che vedete qui sono cellule del compartimento staminale del midollo osseo, dove ci sono le cellule che producono le cellule del sangue, ma non solo. Ci sono le cellule dello stroma del midollo osseo che producono cartilagine e osso, per esempio. Sono delle cellule staminali adulte, potrebbero essere delle cellule che potrebbero produrre cellule da trapiantare
per curare lesioni, grosse lesioni ossee o per produrre protesi cartilaginee. Abbiamo cellule che si trovano nel compartimento dell'intestino, i vostri vini intestinali sono continuamente rigenerati, per la cura di diverse patologie potrebbero essere molto interessanti. E poi abbiamo le cellule staminali del cervello, questo è semplicemente un'immagine per farvi vedere che l'anno scorso un gruppo americano, in realtà diretto da un mio amico messicano, ha scoperto che nel cervello umano, questa volta adulto, esistono le stesse cellule staminali che troviamo nei roditori e che quindi il cervello umano ha all'interno di alcune aree delle cellule in grado di rigenerare il cervello in se stesso. Quindi riprendo il concetto di prima, avete staminali ovunque e svolgono la loro funzione. L'idea è stata utilizziamole per produrre materiale cellulare da trapiantare in quelle situazioni in cui da sole non ce la fanno. Cioè, banalmente, l'idea è stata: prendo le cellule staminali, le estraggo dall'organismo, le metto in una condizione simile a quella della reazione di emergenza di cui vi dicevo prima, quindi gli faccio produrre tantissime cellule dandogli gli stessi segnali chimici che il tessuto rilascia quando c'è il danno, la inganno fondamentalmente, un trucco, e la costringo a produrre delle cellule moltissime cellule staminali e poi cellule mature del tessuto che voglio. Trapianto le cellule mature del tessuto che voglio e riparo la lesione. Vi ho già detto che è brutale come approccio di per sé, perché non è così semplice buttar lì delle cellule e farle integrare. Ma la cosa più importante è questa. Per un motivo che è un po' complesso da spiegare, le cellule staminali dei tessuti adulti, eccezione fatta per quelle dell'epidermide e dello stroma del midollo osseo, hanno una scarsa, veramente scarsa tendenza a moltiplicarsi troppo. Dovrei starci, mi sto dilungando molto, quindi non posso passarci troppo tempo. Il punto è banale comunque, sono cellule che vi durano 100 anni. Ad ogni ciclo cellulare, moltiplicazione, divisione, che serve alle cellule per produrre i pezzi di ricambio per rigenerare il tessuto, la cellula copia il proprio patrimonio genetico commettendo degli errori. Che cosa vi voglio dire? Più cicli fate, più errori commettete, troppi errori commessi, il rischio è la distruzione della cellula nel caso migliore e nel caso peggiore la formazione di cellule neoplastiche, tumori. Voi avete una cellula che in una specie longeva come la nostra dura 100 anni, continua a fare cicli di questo genere, il rischio è che se ne fa troppi possa accumulare delle mutazioni pericolose per la sopravvivenza. Questo non è un problema per i topi che durano un anno e quindi se anche le loro cellule staminali dovessero impazzire, in un anno una topolina è in grado di svezzare tantissima progenie e quindi per la specie non c'è problema. Le cellule umane non sono così, noi siamo longevi, le nostre cellule non proliferano bene, quando si è cercato di utilizzare le cellule staminali per produrre parti di ricambio ci siamo trovati di fronte al grosso problema che le cellule staminali umane, adulte, pongono una grossa resistenza alla moltiplicazione in vitro e quindi non vi danno facilmente i pezzi di ricambio, con le eccezioni fatte che vi illustravo prima. E allora qui sono arrivati i nostri eroi delle cellule staminali embrionali, che hanno suggerito un approccio di questo genere. Quanto tempo ho passato? Mezz'ora? Mamma mia! Cercherò di abbreviare un pochettino. Il concetto è questo: esiste un altro tipo, a questo punto ci si è chiesto, vabbè, c'è un altro tipo di cellula staminale o meno, che dir si voglia, che può produrmi le pezzi di ricambio che mi servono? E la risposta è stata trovata nelle cellule staminali embrionali, che sono fondamentalmente delle cellule, adesso io salto un pochettino, ma si capisce benissimo, che si trovano, in realtà non sarebbero cellule staminali, perché una definizione di staminale dice che la staminale ce l'avete per tutta la vita. Queste sono cellule che nell'embrione, durante lo sviluppo, appaiono in stadi molto precoci dello sviluppo embrionale e spariscono praticamente quasi immediatamente, ci sono solo per pochi giorni, quindi in realtà non rappresenterebbero proprio una staminale, però poi, come vedremo, hanno dei vantaggi. Queste cellule sono delle cellule che voi trovate a uno stadio preciso dello sviluppo embrionale. Questo è del topo, ma potrebbe essere tranquillamente l'uomo. Voi avete la fecondazione, cioè la fusione di due gameti, oppure il trasferimento nucleare per la clonazione, che vedremo dopo. A questo punto formate uno zigote, questo zigote è praticamente, questa è carina, ci riflettevo l'altro giorno, è per la prima volta in 15 miliardi di anni, vita dell'universo più o meno, adesso poi la stanno rivedendo, in cui viene a crearsi un'entità biologica che contiene il patrimonio genetico dell'individuo, che poi voi conoscete come individuo adulto una volta che è nato. Per la prima volta nella storia dell'universo nasce
questa entità biologica, il primo momento, la fusione dei due gameti. Da lì questa cellula, con questo patrimonio genetico che si è formato, si duplica, produce due cellule, quattro cellule, nel topo sono otto, nell'uomo sono sei, ma non ha importanza, fino a che a un certo punto si sviluppa questa struttura che si chiama blastocisti, dove avete una cavità centrale che è il blastocere, delle cellule che circondano questa sacca e che ne producono il liquido che lo riempie, che sono delle cellule particolari che adesso vediamo, e poi avete un grumetto di cellule qui che si chiama nodo embrionale. Da quel grumo di cellule prende origine poi l'embrione come voi lo conoscete, poi l'uomo quando nasce, cioè da quelle 64-156 cellule vengono tutti i vostri organi, tutti i vostri tessuti, 254 tipi di cellule diverse, per un totale di 10 alla 15, cioè un 1 con 15 zeri attaccati, di cellule totale, un numero mostruoso, vengono tutte da lì, tutti i tipi di cellule. È chiaro che salta all'occhio che quello potrebbe tranquillamente essere la sorgente ideale di cellule per fare i trapianti, perché ovviamente se da 150 cellule ne produco 10 alla 15 hanno una capacità di proliferazione immensa, ed è vero. Non solo, ma sanno fare qualunque cosa, unghie, cartilagine, cervello, muscolo, sangue, qualunque cosa. Quindi possono in linea di principio produrre qualunque pezzo di ricambio. Anche questo è vero, in linea di principio. Il problema con queste cellule, fondamentalmente, è che... adesso ci torno perché voglio accorciare un attimo, penso che utilizzerò questa. Il problema di queste cellule è che la loro funzione è quella di crearlo l'individuo, non di ripararlo. Non svolgono processi di riparazione, non svolgono processi di mantenimento, sono semplicemente lì a produrre l'individuo. Se voi prendete queste cellule, così come sono, così potenti, e dite, vabbè, io la prendo, tanto sa fare qualunque cosa, e voglio fargli riparare il cervello, quindi la trapianto così com'è nel cervello, quello che voi generate è uno splendido teratoma, cioè un tumore maligno che contiene al suo interno tutti i derivati embrionali. Ma questo è ovvio, è una cellula embrionale in un tessuto adulto. I due tessuti non si parlano, i segnali di blocco e di differenziamento presenti nel tessuto adulto non sono quelli a cui le cellule sono esposte normalmente durante lo sviluppo. In altre parole, così come sono non le potete usare. Allora, quello che è stato fatto, vado avanti poi torno indietro, è stato di prendere le cellule embrionali, coltivarle, moltiplicarle e poi cercare di fare il pezzo di ricambio che voi volete. Volete curare il morbo di Parkinson? Dovete produrre neuroni dopaminergici. Se non fosse che tra la produzione del neurone dopaminergico durante lo sviluppo e lo stadio della cellula embrionale, tra i due ci saranno alcuni milioni di passaggi nella genealogia della cellula. Non è così banale dire a un embrionale staminale producimi questa cellula. Così come non è banale dirgli producimi muscolo, producimi osso, producimi cartilagine. Cioè quello che vi sto dicendo è che è una cellula potentissima, che va studiata, che è molto utile, tutto quello che volete, ma ha due problemi. A, è tumorigenica. B, nel momento in cui voi la volete utilizzare per fare il trapianto dovete tirarne qua il pezzo di ricambio. E non è così semplice. Perché quando producete il tipo che volete voi, producete anche tutta un'altra serie di cose. Le cellule fanno quello di lavoro. E liberarsene non è così semplice. In altre parole, quei signori che vanno in giro col turbante, fanno i talebani e dicono che domani mattina moriranno 10 milioni di persone perché noi che possiamo già curarle con queste cellule non lo permettiamo, farebbero bene ad informarsi, perché prima di arrivare in terapia con le cellule embrionali staminali ci vorranno ancora parecchi anni. Attenzione, il potenziale clinico è oggettivamente enorme, non sto dicendo che non c'è, ma ci vorranno gli anni per arrivarci. Quindi non stiamo ammazzando nessuno discutendo su come produrre le cellule, su come arrivare a derivarle. Adesso vedete che poi il problema diventa più semplice da analizzare. Quindi siamo in una situazione in cui da una parte abbiamo in teoria delle cellule che non crescono tantissimo ma che andrebbero bene, perché sono le staminali adulte del cervello, produce solo cervello, non c'è bisogno di istruirla. Quando voi le trapiantate, io ho fatto trapianti di questo genere per 14 anni, avessi visto un tumore uno, le cellule sono fragilissime, non hanno il problema del tumore, però il problema è di ottenerle in quantità rilevanti per fare il trapianto, e questo è veramente un problema. D'altra parte avete della cellula che vi dà una quantità enorme di cellule, ma che vi produce dei tumori così da cui non riuscite a produrre le cellule da trapiantare. Questi sono i termini della questione come ve li hanno presentati e come li conoscete oggi, immagino, ok? Due visioni contrapposte che ruotano intorno a cosa? Alla terapia sviluppata solo attraverso il trapianto cellulare, che vi ho già detto è un'estrapolazione di una tecnica precedente, trapianto d'organo, e anche abbastanza cruda e brutale. Non sappiamo nemmeno se poi una volta che abbiamo i pezzi di ricambio funzioneranno.
Bisogna studiare come riuscire a inserire le cellule, e per fare quello si possono solo studiare le cellule staminali adulte, e prendo qualunque critica su questa affermazione. E fosse tutto solo qui, ma la cosa è ancora più complicata. Però credo che fino a questo ci dovremmo essere, se ci sono delle domande, non so. Allora, a questo punto la situazione si complica ulteriormente, perché la cosa che vi volevo far vedere è questa, prima di continuare. Allora, questo è il nostro embrione, come ve l'ho fatto vedere prima, questo è dopo lo zigoto è dopo la prima divisione che ha prodotto due cellule, vedete qua sono già diventate quattro, l'embrione sta crescendo, Vedete qua, se questo è umano, 2, 4, no, questo è troppo. Sono 8 cellule in questo momento. Se voi vedete qua, guardate e vedete bene che le cellule singole si intravedono ancora. Perché? Perché tutte quelle cellule lì, in questo momento, sono equivalenti l'una all'altra. Sono tutte fondamentalmente un essere umano. Voi potete ablare, tirare via delle cellule, e la cellula che è rimasta lì comincia a riprodurre copie di se stessa finché torna a questo stadio e poi ricomincia a svilupparsi. Ok, quindi lì avete per le mani delle cellule che sono veramente totipotenti, fanno qualunque cosa, fanno un essere umano, ok, come lo conoscete voi adulto. Guardate qua, tra questo quadro e questo quadro sono passate 12 ore. Una cosa che notate adesso è che qua non riuscite più a distinguere i bordi delle cellule, lo vedete? Questo è un evento critico nello sviluppo embrionale. Qui è successo qualcosa di incredibile, e cioè l'embrione ha cominciato a specializzarsi. Lì dentro, in quel grumo non più discernibile come singole cellule, esistono in questo momento due, non più una popolazione cellulare. C'è una popolazione cellulare che poi è quella che darà origine al famoso nodo embrionale e alle vostre embrionali staminali, e un'altra popolazione cellulare che dà origine a delle parti che poi si inseriscono nella placenta e vanno a costituire il sacco amniotico, la placenta e quant'altro, che poi non fanno veramente parte dell'embrione dell'uomo quando nasce. Perché vi sto dicendo questo? Perché a questo punto, se voi foste in grado di prendere, e lo siete, una cellula embrionale staminale e cercate di farci un embrione, una vita, non ci riuscite. Non c'è modo. Non è capace, non è un embrione. È semplicemente una parte dell'embrione. Esattamente come la pelle è una parte di Angelo Vescovi, i capelli non lo sono più, ma quella è una storia antica, e così via. Ok, queste cellule qui non sono embrioni. Non c'è un problema etico nell'utilizzare l'embrionale staminale legato all'entità cellulare, cellula embrionale staminale. Non è lì il problema etico. Il problema etico è legato al fatto che per produrre quell'embrione qui, questa blastocisti, che è l'unico stadio a cui voi potete prendere le staminali, dovete produrre l'embrione appositamente fuori dall'utero, farlo sviluppare fino a quel momento, distruggere l'embrione, prendere le cellule embrionali staminali e propagarle per poi farvi le linee cellulari che poi si utilizzeranno per fare i pezzi di ricambio. Avete prodotto una vita per distruggerla, per coltivare delle cellule. Il discorso che questa non sia una vita, personalmente non lo trovo sostenibile, perché ve l'ho detto prima, alla formazione dello zigote è la prima volta che si sviluppa l'entità genetica che contiene tutta l'informazione ed è il primo stadio della vita in realtà, no, perché poi da lì c'è due cellule, quattro cellule e così via, che contiene l'informazione che caratterizza l'individuo come lo conosciamo noi, la sua informazione genetica. È nato, beh, ai tempi era nato Angelo Vescovi, per esempio, ed era una cellula così. Se voi partite da Angelo Vescovi adesso e cominciate a riavvolgere il nastro e cercate in questo processo, giù all'adolescenza, pubertà, stadio neonatale, stadio fetale, embrionale e così via, dove trovate la soluzione della continuità di chi è Angelo Vescovi? Prima che i gameti si fondano. Nel momento in cui questi sono formati è iniziata una vita. Utilizzare delle divisioni arbitrarie per dire prima è vita e no, che non siano biologiche, che non siano oggettive, non è possibile. E dopo vedremo anche perché, se ci arriviamo, ma sono veramente prolisso oggi. Ok, quindi quello che vi sto dicendo in questo momento è che questo embrione, a qualunque stadio della sua vita, a partire dallo zigote, è un essere umano, può piacere o meno, non parla, non canta, forse meglio, non comunica, sembra che non comunichi, in realtà ci sono mille modi di comunicare, non solo la parola, ma è una vita, è solo uno stadio dello sviluppo della vita, e come tale non può essere asservito a scopi così suppostamente terapeutici e spesso meramente commerciali, perché poi non si dice nemmeno questo, era questa la cosa che volevo dire. Però volevo ancora ricordarvi che se ci fosse un modo magico di produrre le embrionali staminali senza produrre un embrione,
problema etico non crolla. E io credo che fra 5 anni staremo a guardare esattamente una situazione di questo genere, in cui faremo embrionali staminali che non sono un embrionale, non c'è modo di fare un essere umano partendo da un embrionale staminale, non è uno stadio dello sviluppo, è un pezzo dell'essere umano come l'epidermide. Avremo risolto il problema etico, ecco perché mi concentravo su questa cosa che poi ho saltato, la connessione la spiego dopo. Quindi, mi è sparita una diapositiva? Eccola qua. Questo qui è un po' il riassunto di quello che vi ho detto fino adesso, un po' comparato side by side, come dicono gli inglesi, le caratteristiche delle cellule staminali adulte e delle cellule staminali embrionali. E adesso avete una percezione di quali sono le problematiche relative all'utilizzo delle cellule. Problema. Ritorno a bomba. Fino adesso abbiamo considerato la terapia come emergente dal trapianto di cellule e basta, come se fosse l'unico aspetto, e non è vero. E quindi da qui nasce poi la contrapposizione tra l'uso di una cellula e l'altra nel modo in cui voi la conoscete. Le cose non sono proprio così. E vi ho anche detto che uno dei problemi sostanziali è il fatto che le cellule staminali, tessuto specifiche, tendono a non crescere bene. Io mi occupo di malattie neurologiche, voi avrete notato che nel momento in cui si parla di embrionali staminali, clonazione soprattutto, poi arriviamo a parlare della clonazione, vi accorgete subito che la prima cosa che vi dicono è per curare il morbo di Parkinson, l'Alzheimer, la cora di Huntington, la SLA e la sclerosi multipla. Sono sempre le malattie neurologiche, che sono quelle che spaventano la gente. Tendono a veramente a mettere la gente nella posizione di dire vabbè, comunque quello è un grumo di cellule, dimenticare l'analisi logica, cioè la visione con gli occhi della mente di quello che veramente è quell'entità biologica, cioè un essere umano, un essere vivente, e dire vabbè, per curare queste malattie terribili si potrebbe anche considerare una situazione di questo genere. L'idea è che non ci sia un'alternativa, falso ancora una volta, lo dissi ai suoi tempi già nel 99, perché? Perché è vero che le cellule staminali adulte da cervello, per esempio, sono estremamente difficili da produrre, però è anche vero che le cellule staminali tessuto specifico esistono già nei feti, ok? A livello di feto il cervello è già formato e i vari organi sono formati. È possibile, adesso io poi non analizzo questa qua che poi era sempre lì nel 2001, è possibile estrarre da questi organi fetali delle cellule che sono già specializzate a fare il tessuto che volete, ma che hanno un potenziale di moltiplicazione che è paragonabile a quello delle embrionali. Se questo esiste, voi capite che è la soluzione al problema, perché io non devo più andare a prendermi le embrionali staminali se ho le cellule staminali del cervello che però crescono stavolta. E dai feti questo si riesce a fare. L'hanno fatto gli italiani nel 99. Voi mi dite, beh, però attenzione, il feto bisogna sacrificarlo perché non è che faccio la biopsia al feto. Allora, questa tecnica sviluppata come è stata sviluppata permette da pochissime cellule staminali di cervello, numero infinitesimo, mettiamo 5.000 per amor di discussione, di farle moltiplicare in numeri che siano sufficienti per trapiantare tanti pazienti. Quanto le posso fare moltiplicare? Allora, i numeri alla mano della linea cellulare stabilita nel 95 nel nostro laboratorio che usiamo ancora oggi, vi dice che da un singolo feto, ma non da tutto il cervello perché non ce l'ha andato, c'è un pezzettino così, è possibile produrre cellule per trapiantare alcune centinaia di migliaia di pazienti. Detto niente. Questo da un pezzettino. Immaginate se avessimo accesso a tantissimi feti che vengono abortiti continuamente. Ovviamente il problema etico sul sito, il problema etico c'è. Spiega meglio da dove venivano questi feti, perché... sto arrivando. No, ma è giusto, ho creato la suspense, adesso tutti dicono assassino, ma non sono già pronti al lancio del pomodoro, e io li frego perché gli dico che se proprio volete, il problema etico non sussiste. Chiaro, tecnicamente diventa un po' più difficile, però è fattibile prendere il tessuto cerebrale da feti che sono stati abortiti spontaneamente. Sono veri e propri cadaveri, se la madre gli aveva permesso di prenderlo, è semplicemente una donazione d'organo, esattamente come un signore morto a 30 anni, il feto è morto a 3 mesi per motivi suoi, una piccola malformazione uterina che non ha niente a che fare con il feto, quant'altro, la mamma è caduta, chi lo sa. Donazione d'organo e voi riuscite a fare, stabilire queste linee cellulari, ve ne basta uno e avete centinaia di migliaia di pazienti da trattare. La sola provincia di Milano ha 44 aborti spontanei a settimana. Fatevi un conto su base nazionale, immaginate di prendere il 10% di questi feti perché tutti non riuscite ad averli, di avere un'efficienza di produzione delle cellule dell'1%, nel giro di 2 anni avete cellule per tutta la popolazione caucasica mondiale. Questa cosa si può fare, è solo un problema economico, i soldi al momento non ci sono, però questa è una cosa da fare.
ma queste cellule funzionano poi quando le utilizziamo per fare i trapianti nel sistema nervoso centrale, per curare le malattie neurodegenerative? C'è quindi veramente un'alternativa, almeno per questo settore? Io lavoro in questo, immagino che per altri ce ne siano, per la cura delle malattie neurodegenerative. E allora a questo punto noi arriviamo a farvi vedere che effettivamente le staminali cerebrali, che si trovano, vabbè, adesso poi noi saltiamo qua perché non ci interessa più, vi faccio solo vedere questo filmato mentre vi parlo. Questo è il filmato di cellule staminali cerebrali umane, quelle di cui vi ho appena parlato, che si stanno dividendo, ma che stanno dando origine alle cellule mature da trapiantare. Gli abbiamo dato il segnale, guardate qua queste cellule che si dividono, vedete, da 1 a 2, da 1 a 2, da 1 a 2, però lentamente voi vedete che la morfologia cambia, guardate questa qua, sì, che si è divisa, ma alla fine, due giorni dopo, voi avete le cellule pronte per il trapianto. E queste sono le cellule che vengono trapiantate. Quando voi andate a trapiantarle, prima di trapiantarle, vedete, avete prodotto i tre tipi cellulari che trovate nel cervello. Non avete dovuto fare niente. Sapete cosa si fa? Si tolgono quei segnali che le fanno proliferare. Le cellule da solo producono le cellule cerebrali, perché a differenza delle embrionali, questo è quello che fanno, non fanno altro. Quindi non gli devi dire niente, lo fanno loro, non abbiamo questo problema. Il problema adesso è di trapiantarle e farle attecchire, e una volta che hanno attecchito vedere che il danno neurologico e funzionale è stato riassorbito. Allora, questo qui è il risultato per esempio del trapianto di cellule umane nella corteccia di un ratto, guardate che bella integrazione che c'è, quindi l'integrazione è molto buona in alcune situazioni, il problema è se cura la malattia o meno, e diverse malattie neurologiche hanno diversi tipi di danno. Io mi sbrigo rapidamente e vi faccio vedere, questo qua è un risultato aberrante delle cellule staminali. In realtà sono due carissimi colleghi, Stefano Pluchino e Gianvito Martino, non sono assolutamente pericolosi, se legati, e sono le persone con cui abbiamo fatto questa prova. Vediamo se le cellule staminali riescono a curare una malattia grave come la sclerosi multipla, e abbiamo fatto quell'esperimento che avete visto all'inizio, che adesso rivedrete. In questo caso è ancora meglio. Perché? Perché queste sono malattie neurologiche in cui il danno non è in un punto, ma è diffuso in tutto il cervello. Sono tantissimi danni. È impensabile approcciare questo tipo di danno andando a trapiantare le cellule laddove c'è il danno. Sono centinaia di iniezioni nel cervello, è impossibile, stringo. Che cosa si è fatto? Semplicemente abbiamo preparato le cellule, le abbiamo date nella vena degli animali, le cellule hanno cercato il danno, e siccome, qual è il loro lavoro delle staminali adulte? Sentire il danno e interpretare i segnali dell'ambiente, riparare, hanno fatto esattamente quello, che era poi il risultato dell'esperimento che avete visto prima. Il topo all'inizio era ridotto così, in questo modo, il topo successivamente al trapianto è un topo normale. Noi non riuscivamo, 40% di questi animali che non recupero mai, a distinguerli dal normale, non si riusciva. Caso isolato? Mica tanto. Questa è un'altra patologia, lesione del midollo spinale, che colpisce molti pazienti. Io ho venduto la moto, vado in scooter, pian piano prenderò un triciclo fra un po', perché a fuori di lavorare. Questo è l'animale che ha una lesione del midollo spinale, da trauma, proprio come quella nell'uomo. Infatti lo vedete, è spastico, non riesce, le zampe posteriori non si muovono. Se voi l'animale, subito dopo la lesione, o le due settimane successive, ancora una volta in vena, date le cellule staminali, ovviamente non è perfetto, ma vedete la differenza di mobilità? Questo nella lesione acuta funziona così. Queste cellule hanno delle potenzialità di riparazione che nascono dalla loro natura, la loro stessa natura, che è quella di riparare. A volte non c'è bisogno di dargli istruzione, lasciamo che vadano, interpretino e agiscano. Non funzionerà sempre così, però funzionerà. Dove siamo in questo momento? In questo momento siamo in una situazione, ci stiamo nei tempi, magico. Siamo in una situazione per cui questi esperimenti, soprattutto quelli sulla sclerosi multipla che avete visto, che erano fatti con cellule di topo, su topo, sono stati trasferiti sulla scimmia utilizzando cellule umane. Quali sono i risultati? Non lo sappiamo, perché abbiamo appena finito gli esperimenti con Gianvito e noi non sappiamo quali animali sono malati, quali hanno avuto le cellule e quant'altro. Stiamo raccogliendo tutti i dati, poi si aprirà il codice e si saprà come sono andati. Quindi non lo sappiamo, non vi posso dare la risposta. Dovessero questi esperimenti dare segno positivo, il prossimo sarebbe l'uomo. Però questo noi non lo sappiamo. Quindi siamo passati a una fase successiva in cui sappiamo che in linea di principio questo mandare le cellule e lasciare che siano loro a fare ha un senso. Ci sono delle patologie che sono letali, leggi
sclerosi laterale amiotrofica per dirne una, ma patologie dell'infanzia, tipo il morbo di Canavan. Quindi non stiamo per fare sperimentazione sulla sclerosi multipla, non stiamo per farla, sia chiaro, perché sennò... Però morbo di Canavan, Tay-Sachs, in cui il paziente muore nell'arco di 2 anni, non c'è cura. Le cellule umane le abbiamo, stiamo cercando di produrle in una condizione di sterilità per cui siano impiegabili nel paziente. 2006 vedrà l'inizio di almeno 2 trial clinici su patologie letali di questo genere, che quindi non è la sclerosi multipla, se è chiaro, ok? A questo siamo, 2 anni dalla prova sul paziente. Io credo che questo, rispetto per esempio al problema della clonazione, di generare cellule, embrionali staminali e quant'altro, vi dia il polso di quanto questo tipo di ricerca è avanti, pronta a colpire la realtà clinica. Poi funzionerà, non funzionerà, non lo sappiamo, e di quando quindi sia cazioso, veramente basato su un'ideologia anche un po' distorta, secondo me, mettersi il turbante e andare in giro a gridare assassini, assassini, milioni di gente, milioni di persone stanno morendo, e tu sei lì e dici ma magari ne morisse uno, ma vabbè. Questa qui è la realtà delle cose per quanto riguarda le terapie nell'ambito delle neuroscienze. Ci sono tante patologie, noi tutto non è possibile farlo, bisognerà che ci si aggreghi con altri gruppi, però questa è una delle direzioni in cui si sta andando se ragioniamo in termini di trapianto cellulare. Se noi ragioniamo solo in questi termini, però abbiamo veramente una visione tunnel, come dicono gli inglesi, perché ci sono tante, c'è molta altra carne al fuoco, che bisogna stare attenti che non bruci. Io allora che cosa ho fatto? Ho messo una foto di me stesso, come voi sicuramente vedete, non è credibile, però pensavo la calvizie, visto mai. Comunque questo è l'uomo, il centro di tutto. Il dibattito, come ve l'ho illustrato fino adesso, confronta le cellule staminali adulte, la loro moltiplicazione, espansione e trapianto rispetto alle cellule staminali embrionali, espansione e trapianto. Vedete, proprio questo è lo scontro che voi vedete sui giornali, spesso vi viene detto non c'è un'alternativa, vi ho detto che l'alternativa esiste, forse non per tutti i tessuti, ma a questo stadio per molti esiste, per altri non c'è alternativa, dovremo vedere. Vi ho anche detto come studiando solo le adulte si possono capire alcuni meccanismi, quindi quelli che gridano stiamo perdendo la gara tecnologica, per alcuni aspetti possono aver ragione, bisogna anche tenere presente che però potremmo averne degli enormi vantaggi lavorando sulle adulte, perché ci sono processi che studieremo solo noi, per esempio, quindi la cosa non è così semplice. Per quanto riguarda per esempio il problema ancora della tecnologia, vogliamo veramente sviluppare questo in termini di tecnologia? Studiamo le cellule staminali embrionali di scimmia, assolutamente identiche alle umane, i brevetti sono depositabili estesi alle umane a quel punto, quindi non perdiamo niente fin tanto che si troverà un modo di produrre embrionali staminali che non ponga un problema etico, che era l'altra cosa di cui vi volevo parlare. Se fosse possibile produrre le embrionali staminali senza produrre l'embrione, addirittura clonarle, non sarebbe bellissimo l'uovo di Colombo? Allora, come sempre, i coreani hanno clonato questo povero embrione su 200 titoloni sui giornali. Alvarez Buia trova le cellule staminali nell'adulto, non si è sentito niente, nessuno. Poi vediamo chi è capzioso nell'interpretazione delle cose. Alan Trauson, che è il direttore del Monash Institute in Australia, e non credo nemmeno sia cattolico, nemmeno lui, sta facendo degli esperimenti che abbiamo iniziato anche noi in Italia in modo meno intelligente forse, secondo me è stato molto più furbo e mi è piaciuto molto, che riguardano proprio quello che vi ho detto prima, la possibilità di produrre produzione diretta di cellule embrionali staminali, la panacea di tutti i mali come ve le vendono, senza generare gli embrioni, e poi una volta che c'è l'embrionale staminale si ritorna al problema espansione, trapianto e quant'altro. Come ha fatto? E l'ha già fatto, adesso lo pubblicherà, una cosa molto semplice, no, guardate, è banale, 2 secondi ci vogliono. Ha preso 2 cellule embrionali staminali, ok? E le ha fuse, fusione di cellula e di nucleo, e ha ottenuto una cellulona, un po' come vescovi, con un nucleo che contiene non il complemento cromosomico tipico, ma il doppio di cromosomi, ovviamente, perché è da fusione di 2 cellule. Si è trovata questa cellula che si dice, siccome il complemento è 2N, una cellula embrionale staminale che ha 2 volte i cromosomi di una cellula normale. Non pago di questo, è passato alla seconda fase. Ha fuso questa cellula con una cellula adulta del corpo, un po' come la clonazione. Ok, dopo la riprendo un attimo. E ha ottenuto un ibrido, però
prima che i due nuclei si fondessero li ha bloccati. Che cosa ha ottenuto? Ha ottenuto una cellula che contiene un nucleo con i cromosomi delle cellule embrionali staminali in doppio numero e dall'altra parte il nucleo della cellula segnata come A adulta che lo fronteggia e ha bloccato la cellula in questo stadio. Allora, voi cosa avete? Avete due nuclei contro uno che lanciano segnali di riprogrammazione. Lentamente il nucleo della cellula adulta, ricevendo segnali dai due nucleoni della cellula embrionale, è stato riprogrammato. È lo stesso processo che ha portato Dolly a essere clonata. Nucleo adulto finito nella cellula uovo, è stato il citoplasma della cellula uovo a riprogrammare il nucleo di Dolly. Qui è quel nucleone che è stato prodotto dalla fusione prima. Infatti vedete che il colore vira dal giallo della cellula adulta lentamente al rosso. A un certo punto lui si è ritrovato con una cellula che aveva due nuclei, uno contenente 4N cromosomi, uno contenente il nucleo adulto, però riprogrammato, infatti adesso è diventato rosso, non è più giallo. Che cosa ha fatto a questo punto? Ha centrifugato, il nucleo grosso è stato sparato fuori dalla cellula e la cellula che è rimasta è una cellula embrionale staminale, perché il nucleo ormai è stato riprogrammato, qui potete addirittura determinare i tempi, che contiene un nucleo adulto riprogrammato a essere embrionale staminale. Da qui in poi, moltiplicazione di cellule embrionali staminali e così via. Non si è mai passato in questo processo per uno stadio che fosse anche solo simile alla vita. Mai. Ha prodotto delle embrionali staminali praticamente deprogrammando una cellula adulta senza ritornare all'inizio, come invece si fece con Dolly, perché nella clonazione si fa una cosa diversa che adesso vediamo. Questo processo, guardate che ve lo posso garantire, ovvia a qualunque problema etico, non c'è modo da qui di produrre poi se ci sono delle domande dai tecnici, questo è quello che è stato fatto. Se questo processo o altri processi che stiamo provando noi in Italia di iniezione di sostanze possono riprogrammare una cellula adulta, diventare una cellula embrionale, che non può fare, ripeto, un essere umano, ma può produrre tutto quello che volete, il problema etico è risolto. C'è anche un altro problema: se questa cosa funziona, tutti i brevetti sulle embrionali staminali ad oggi depositati saltano, e questo è un grosso problema, quindi sarà una gran bella battaglia questa qui. Questo è il problema in questo momento. Le prime due cellule sono due cellule embrionali staminali. Ora, negli animali questo non rappresenta un problema, nell'uomo gioco forza, almeno all'inizio, almeno per innescare questo processo bisogna partire dalle linee disponibili. Adesso poi magari ci arriviamo a discutere, infatti non è completamente scevro dal problema etico. A un certo punto ci vorrà un minimo di pragmatismo almeno per innescare il circolo virtuoso, a meno che non si trovino vie alternative. Per esempio, c'è modo di iniettare cromosomi singoli, che è una cosa che stiamo cercando di fare noi. Questo va a rappresentare il fatto che ci sono vie alternative. Vie alternative che uno dice, ah ma sì, ma questa è una via complicatissima, perché la clonazione è tanto già una cosa che si fa. Davvero? Benissimo, andiamo a vedere una cosa simpatica sulla clonazione allora. E questa è la terapia a base di clonazione. Questa è una cosa probabile, abbiamo fatto un grande passo avanti. Adesso vi faccio vedere il passo avanti, com'è probabile. Il successo di clonazione, quando si clona un essere umano, è di 1 su 200, implicando che quello che viene clonato è una donna, che ha donato l'ovulo e la sua cellula adulta. Quindi noi maschi con la calvizie non siamo clonabili, Dio ci ringrazia. Ok? 1 su 200. Non so quale sia la reale frequenza. Una volta che questo possibile embrione su 200 fosse stato formato, le cellule che lo costituiscono, è noto, soffrono di alterazioni che non sono veramente genetiche, sono epigenetiche. Cioè il genoma è intatto, è l'impossibilità di leggerlo correttamente che crea un problema. Ci siamo, ancora due minuti e li abbiamo stesi del tutto. Quindi sono cellule comunque alterate, aberranti, che non funzionano bene. Non solo, ma siccome è clonato, se state curando una malattia genetica, vedi per esempio il diabete o altre patologie, alcune delle quali hanno una base genetica, la cellula clonata ha esattamente le stesse alterazioni genetiche della cellula del paziente, per cui ancora il problema genetico è presente. Non solo, ma quel povero embrione vi deve dare la linea cellulare. Ma quando voi fate questo processo, mica tutti gli embrioni danno linee cellulari. Quindi se per caso non funziona avete perso tutto un'altra volta, ed è meno della metà sicuramente che dà linee cellulari. Una volta che, non so, per un caso assurdo, siate riusciti a farla questa meravigliosa clonazione terapeutica, non ci arrivate più, nel frattempo avete utilizzato 200 ociti, che non è una cosa semplice da produrre, sono iniezioni ormonali nella donna da impazzire, non è ancora possibile produrre le cellule per il trapianto. Questo qui è quel motivo per cui ci si mette i turbanti. Beh, forse la via di Trauson
o la via del trapianto di altre cellule è una via molto più percorribile che una cosa di questo genere. Per questo che io, quando mi ha fatto l'intervista, ho detto tecnicamente mi sembra un delirio, umanamente non è accettabile addirittura clonare, già produrlo l'embrione, ma clonare un embrione per distruggerlo, mi rifiuto di credere che questa sia la via più proficient, più perseguibile. È una fuga in avanti, perché vi dà la sensazione che vabbè, già stiamo clonando, figurati utilizzare gli embrioni sovrannumerari, ecco, per dare un'idea. Vorrei concludere con una cosa, con un ultimo dato scientifico e poi un pensiero mio. Abbiamo parlato fino adesso di terapia tramite trapianto. Quando sono venuto nel 2001 vi ho fatto vedere che in realtà, e ve l'ho anche spiegato oggi, noi ci curiamo da soli, entro certi limiti, quindi ci riusciamo, tutti i giorni. Provate a tagliarvi adesso con un'unghia e vi raccorgete che vi riparate da solo, nessuno ha bisogno di farvi il trapianto. Perché? Perché la cellula staminale la svolge già questa funzione, è solo quando i limiti sono ecceduti che la funzione non è più perseguibile da parte della cellula. E allora a questo punto che cosa si è pensato? Di fare una cosa che gli ematologi già fanno per alcuni aspetti, l'ho visto mio amico Bregni da qualche parte, che spero mi confermi questa cosa, e cioè quella di dire tu cellula staminale non riesci a riparare la lesione, benissimo, ci penso io, ti do l'aiutino, cioè ti inietto delle sostanze che ti stimolano a reagire in maniera più violenta di quanto fai normalmente. Questa è una cosa fattibile? È una cosa fattibile. Allora, qua ve lo faccio vedere, questi sono esperimenti fatti dalla scimmia che io poi non ho più potuto proseguire, sono fermi al 2001, tutto non si può fare, in cui voi vedete il cervello di scimmia, queste macchioline gialle sono le staminali, così in condizioni normali, così dopo stimolazione. Guardate quante cellule ci sono nel parenchima cerebrale, fra l'altro in zone dove si instaura il Parkinson e la corea di Huntington. È possibile mandare nuove cellule se il cervello non lo fa, iniettando delle sostanze a volte addirittura sottocute. In altre parole, esiste una branca della terapia che utilizza le cellule in situ, stimola, recluta le cellule staminali in situ per curare la malattia. Problemi di rigetto? Nessuno, perché sono le vostre cellule. Invasività? Nessuna. E la cellula conosce già tutto quello che deve fare per mandare le cellule e inserirle nel modo giusto, non glielo dovete dire noi, è un modo più olistico di approcciare il paziente, funziona. Gruppo svedese, fra l'altro un gruppo che si occupa di trapianti, gruppo giapponese, 6 mesi fa pubblicano in contemporanea, i giornali hanno scotomizzato, rimosso il problema completamente, 2 lavori in cui l'ischemia cerebrale nei topi viene curata al 70%, se non ricordo male, dopo che l'ischemia è stata instaurata, dalla somministrazione di sostanze che stimolano le staminali, senza nessun genere di trapianto. Avete sentito qualcosa voi? Assolutamente dimenticato. C'è la censura, eh? Guarda che c'è la censura. C'è un altro modo di fare terapia, ed è probabilmente studiando questi fenomeni che si arriva a capire queste cose. Quindi, come vedete, il panorama è estremamente complesso. Io avrei quasi finito. Volevo... sto rischiando la vita in questo momento, però... è una cosa che mi turba un pochettino, nel senso che la domanda molto buona da parte di quel signore lì era: ma le prime 2 cellule embrionali staminali io dove le prendo? Perché se non le ho, quella riprogrammazione lì non riesco a farla. Allora, ripeto, ci sono alternative a quel tipo di riprogrammazione, al momento è la via più praticabile. Voi sapete che ci sono qualcosina come 300.000 embrioni sovrannumerari congelati, e questo qui è un punto dolente, perché poi è il punto da cui è scaturita tutta la discussione. Ci sono questi 300.000 embrioni che sono lì e purtroppo io temo non se ne farà mai più niente, non verranno mai impiantati o rimangono congelati perennemente, e questa è una possibilità. Io sto solo ponendo il problema, perché ci sto riflettendo ancora anch'io. Nei fatti questi embrioni a un certo punto moriranno, o comunque in fieri mi sembrano un po' come i pazienti in coma cerebrale, sono morti, nessuno li raccoglierà. Potrebbe essere una via, ma questa va discussa, quella di dire, lo so che sto rischiando la vita, ma mi piace buttare questa cosa al pubblico in modo che se ne possa discutere, la possibilità potrebbe essere la seguente. Ovviamente non è accettabile produrre embrioni per fare questo genere di esperimenti, io non riesco a accettarlo, pur essendo laico, secondo me credo di aver dimostrato, e nessuno è mai riuscito a obiettare, che gli embrioni sono esseri viventi, sono esseri umani, non li puoi creare per distruggerli, quindi questa non è una via praticabile. Speriamo di riuscire a sviluppare quelle vie alternative per le embrionali staminali, e questo è un dato di fatto. Se si riesce a far accettare questo fatto, che quindi queste cose non si fanno, e quindi la situazione viene congelata, quindi tutte le critiche possibili alla legge sulla fecondazione assistita e quant'altro, però una cosa buona ce l'ha,
impedisce la produzione indiscriminata di esseri umani che poi vengono congelati. Questo deve finire e si deve bloccare qua. Se si riesce a far accettare questo fatto e che gli embrioni sono esseri umani, si potrebbe aprire il via alla discussione e dire: vabbè, questi embrioni congelati sono forse cadaveri, bisogna fare una commissione, stabilire quando non sono più impiantabili, quindi morti statisticamente, e però da cui si possono prelevare le cellule. A quel punto sono morti, se non si integrano più sono morti, e da questi derivare le linee cellulari. Quelli che sono già disponibili in questo momento bastano per i 300 anni a venire, non c'è nessun bisogno di produrre di più. L'alternativa, io lo sto ponendo come elemento di riflessione, l'alternativa è che semplicemente si perseguano le vie che vi ho dimostrato, gli embrioni rimangono congelati, vabbè, rimarranno congelati per quello che è, questa non è una scelta. Pensateci, io ve la pongo come elemento di riflessione. Una delle possibili vie potrebbe essere un modo di addivenire almeno a una posizione comune anche con queste persone che hanno un'ideologia veramente spinta sull'utilizzo degli embrioni. Io enfatizzo ancora una volta, e poi chiudo, nel momento in cui si genera quell'entità biologica che contiene il codice genetico dell'individuo, leggi zigote, cominciata la vita. Da lì in poi non riesco a distinguere la soluzione di continuità, per me quello rimane una vita umana, come tale non è producibile per essere sacrificato, non può essere clonato. Chiudo con questa cosa carina che dicevo prima al mio amico San Giorgio, è veramente finito, con una riflessione banale, che è la seguente. È vero che l'embrione diventa vita solo dopo un certo stadio di sviluppo, come si sostiene per poter fare questi esperimenti. Fra l'altro diventa vita solo quando non ci sono più gli embrionali staminali, una bella coincidenza. Allora, a questo punto, che parametro ho definito io per dire prima non era vita, adesso è vita? Uno dei parametri che spesso viene utilizzato è che un essere umano diventa essere umano nel momento in cui è senziente, quindi lo sviluppo del sistema nervoso centrale funzionante è in grado di sviluppare, elaborare informazioni e comunicare. Io prendo questo parametro e ve lo trasferisco fuori in un essere umano adulto. Paziente affetto da morbo di Alzheimer, è esattamente una persona esattamente come quell'embrione lì. Non è più un essere umano? Questo vi dice banalmente come siano fallaci ed arbitrari i criteri che tendono a distinguere alcune fasi embrionali come pre-vita e vita. Assolutamente inapplicabili, sono arbitrari e di comodo. Detto questo, è stata dura. Grazie. Mi spiace. Io, scusatemi, ma mi spiace dover interrompere questo applauso, peraltro meritatissimo, perché nei tempi stabiliti, quasi, con lieve sforamento, Angelo è riuscito a raccontare in termini chiari, precisi, e che rispettano la realtà, quello che è un dibattito che molto spesso ha dei toni assolutamente ideologici. Noi siamo educati, come dicevo nell'introduzione, a stare alla realtà, e quello che Angelo ci ha dato oggi è stato proprio non solo un'informazione, ma un aiuto a quello che è un metodo di giudizio nei confronti di quanto ci viene raccontato tutti i giorni. Io chiudo semplicemente citando due cose. Ieri George Ellis, Templeton Prize, per il 2004, diceva una cosa estremamente interessante. Diceva che fondamentalmente la scienza molto spesso si pone a discrimine di ciò che è bene e male, ma non ha nessuna capacità e nessuno strumento per fare questo. Veramente no, perché non c'è tempo, però dopo, se volete, possiamo fare una chiacchierata a quattro, e non c'è tempo, e non c'è tempo. dopo avrà tutto il tempo che vuole, se ha la cortesia di farmi terminare l'incontro. Fagli fare la domanda. Faccia la domanda. Possibile che questo si deve nascondere tutto?
faccia la domanda. Faccia la domanda. Faccia la domanda senza fare tante introduzioni. Sì. Purtroppo una maledetta voce forte. Scusate questa voce, ma non è colpa mia, me l'ha creata Dio, sì, e me la devo tenere. Alla domanda, per cortesia. Posso fare io da cavia? Io devo morire tra 20 mesi. Questo l'ha decretato San Matteo di Pavia, l'ematologia. Ora, posso io fare da cavia nella mia malattia? Lei lo sa perché abbiamo già parlato che io ho la mielofibrosi, metaplasia mieloide. È una malattia che non perdona. C'è chi vive un po' di più, c'è chi vive un po' di meno. A me i sintomi si sono sviluppati nel 67 col prurito. Sono agli sgoccioli, le mie gambe, sì, sì, stanno, lei lo sa meglio di me, sta diventando osso tutte le cartilagini e mi fanno un male boia che non riesco a camminare. Questa è l'altra fase, quella che sa lei, no? Ora, vengono proibite la ricerca di queste cellule staminali embrionali oggi in Italia, sia dal governo sia dalla Chiesa Cattolica Cristiana. Ma le pare giusto, ipoteticamente, uccidere migliaia e migliaia di persone, perché sono centinaia di migliaia, che io posso parlare, ma ci sono persone che sono così, ci sono persone che non possono assolutamente parlare perché sono su una sedia a rotelle, e se potessero parlare sarebbero qui con me a fare domande o a ribellarsi per la strada come sto facendo io. Sono due giorni che non sto mangiando perché sto facendo uno sciopero della fame per andare a firmare. Scusi, la domanda. No, la domanda è se può fare una terapia sperimentale. Perché devo morire io ed è proibita la ricerca sulle cellule staminali? Le rispondo. Qual è la motivazione? Le rispondo. Allora mi dicono che uno spermatozoo. Grazie. Ovulizzato. Abbiamo capito. Ovulizzato. Dopo 3-4 giorni. La domanda è stata chiara. Vorrei sapere da lei che cosa sono io. Signore, cosa sono? Merda? Sì, no. Abbiamo capito la domanda. Abbiamo capito la domanda, grazie. Adesso Angelo Vescovi la risponderà. Scusa. Perché quella conchiglia che non esiste deve vivere? E io, se sono vivo, devo morire. Aveva detto che doveva fare una domanda, non uno show. La pregherei di sedersi, per cortesia. Per cortesia, si può sedere? Si. Doveva fare solo una domanda. Doveva fare una domanda, ha fatto uno show, è chiaro il punto, può sedersi. Tutto quello che ha detto il signore mi offro come caso, e se non tutto mi offro a lei come caso, mi guarisca, se posso. Mi offro a lei come caso. Sì, può dare il tempo a Vescovi di rispondere, grazie. Rispondo volentieri. Sono quelle situazioni che uno non vorrebbe dover affrontare. Il problema, allora, temo, le rispondo subito alla domanda. Lei è assoggettabile a sperimentazione? Se sì, no, le spiego. Esiste in questo paese una legge, credo che si chiami ancora terapia compassionevole, poi i medici mi possono correggere qui, che permette, in un caso come il suo, letale, se veramente letale lo è, di fare della sperimentazione. Quindi lei è assoggettata. Se lei trova un gruppo clinico che ha anche solo un'idea che possa essere valida e che possa permettere di fare della sperimentazione, lei lo può fare. Chiede il permesso e si fa, che è esattamente quello che stiamo cercando di fare. Io purtroppo però questo non è un tipo di malattia di cui mi occupo io. Purtroppo temo, quindi questo è fattibile, bisogna ovviamente informarsi da coloro che studiano questo tipo di patologia, è fattibile. Detto questo, se c'è un gruppo che può aiutarla, è sicuramente un gruppo che si occupa di una cosa che non ha nulla a che fare con quella poltiglia di cui parlava lei, perché lei deve rivolgersi a un gruppo che si studi, che si occupi di cellule staminali ematopoietiche, cellule adulte. Quindi lei purtroppo è, e me ne dispiace, ma esattamente su persone in questa situazione che fanno leva, alcune persone che parlano di cellule staminali embrionali, convincendole di una cosa che io credevo di avere trasmesso. Per lei, mi scusi se io lo dico,
in questo momento lei non ha tanto così di possibilità di essere curato da cellule staminali embrionali. Se c'è una speranza, ce l'ha nelle cellule staminali adulte. Ma non è un problema di voler scegliere una fazione piuttosto che un'altra, il problema è di interessarsi di lei. Allora, lei è stato strumentalizzato, l'hanno convinta che quella poltiglia, che lei ha insultato perché poverina non le ha fatto niente, mentre la poltiglia non aveva la possibilità di urlare e di dire che forse, per quanto una persona soffra, non ha il diritto di insultare la vita in questo modo. Va bene, a prescindere. Sì. Va bene, no, no, d'accordo. Ascolti. Per cortesia, lasciate stare, per cortesia, lasciate stare, quello che vuole, è quello che vuole, lasciate stare. Allora, mi sembra che Angelo Vescovi abbia già risposto chiaramente alla sua domanda. Io vorrei chiudere semplicemente, anche in risposta a quanto detto dall'intervenuto, ricordando una frase... Chiudo rapidamente. Cioè, rimaniamo al problema pratico. Il signore è assoggettabile a una sperimentazione clinica? Sì, sì, sì. No, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Ascolti, no. Non c'è bisogno. Portate... No. Non c'è bisogno. Sì. Se mi fa finire le do un aiuto rapidissimo. Ascolti. Lasciatelo stare. Terapia, basta. Va bene. Io vorrei chiudere semplicemente leggendo una frase anche in risposta a quanto detto da questo signore. Dicono, qui tocchiamo con mano... Il Santo Padre nel messaggio inaugurale al meeting diceva: qui tocchiamo con mano la presunzione di cui parla proprio il titolo del meeting. Stava parlando della clonazione. La violenza con cui l'uomo tenta di appropriarsi del vero e del giusto, riducendole a valori di cui egli può disporre liberamente, cioè senza riconoscere limiti di sorta, se non quelli fissati e continuamente superati dall'operabilità tecnica. Purtroppo abbiamo avuto anche prova oggi di quanto la mistificazione dei media può ottenere dei risultati sulle persone. E allo stesso tempo abbiamo incontrato una persona che fa della conoscenza adeguata e attenta della realtà lo scopo della sua vita. Io ringrazio ancora Angelo e vi rimando nuovamente all'assemblea dell'associazione Euresis giovedì sera alle 21:30. Grazie e arrivederci.